Il professor Seydou Kan era un attivista antischiavista mauritano, ancora poco conosciuto in Europa, motivo per cui Promosa Iclaf ha deciso di pubblicare la sua opera Histoire de l'esclavage et de lutte antisclavagiste au Mauritanie in traduzione italiana. Ritengo infatti che il tema della schiavitù nelle società musulmane debba essere considerato innanzitutto dal punto di vista storico, prima ancora che politico e teologico. La schiavitù è ancorata nella storia, mentre l'Islam invece significa egalitarismo. Secondo me, oggi per l'Islam è fondamentale confrontarsi con la storia della schiavitù musulmana e riconoscere questa dolorosa storia che viola l'egalitarismo enunciato dal Corano. In questo contesto è importante la distinzione tra l'Islam come religione e invece le società musulmane che continuano a schiavizzare persone. Il meraviglioso libro dell'antropologo e sociologo franco-senegalese Tidiane Ndiaye, intitolato Le génocide voilé, alcuni anni fa mi ha dato lo spunto per occuparmi per la prima volta di questo tema, della storia della schiavitù nelle società musulmane. Non si può dimenticare o reprimere la schiavitù e la sua storia nei paesi musulmani, che secondo Ndiaye ha provocato ben 17 milioni di vittime. Khan apparteneva alla comunità etnica degli Halpular e si impegnava per la diversità culturale e la giustizia in Mauritania. Lottava contro la discriminazione razziale e contro la schiavitù, che ancora oggi, nonostante i divieti ufficiali successivi all'indipendenza del paese dal colonialismo francese, persistono in Mauritania fino ad oggi. Il suo obiettivo sociopolitico e pedagogico-politico consisteva nella creazione di una comunità nazionale multiculturale, multietnica in Mauritania, nella quale diversi gruppi etnici convivessero pacificamente in parità di diritti e godessero di diritti umani e civili, cosa che è possibile solo eliminando completamente la schiavitù. La sua intelligenza e la sua personalità carismatica gli furono di aiuto nella sua carriera politica. Era un uomo capace di pensare in modo politico strategico e di mettere in pratica le sue idee politiche. Ha lottato per tutta una vita per la lingua dei Pular e la loro etnia e per la parità di diritti di tutte le etnie nella società mosaico della Mauritania. Per Khan la soluzione del problema risiede nella riconciliazione nazionale, nella convivenza con pari diritti di tutti i gruppi etnici della Mauritania del futuro. La visione della storia africana e la valorizzazione della cultura africana si accompagnano al rifiuto della teoria secondo la quale l'Africa sarebbe una tabula rasa che deriva dallo storico africanista ed egittologo Cheikh Anta Diop. Khan lotta per un futuro della Mauritania senza schiavitù, senza discriminazione razziale e lotta anche per un Islam egalitario e solidale per garantire la liberazione di tutti gli schiavi, non solo, ma anche l'integrazione di tutti gli schiavi in una società libera, senza la schiavitù. Grazie.